Allora, oggi ritroviamo un caro amico, Mauro Tognetti, allenatore dell'Under 15 della Lucchese. Allora, Mauro, il motivo per cui ci vediamo è perché parte la fase finale del campionato regionale di questa categoria di calcio femminile, 5 squadre in questa fase finale, fra cui appunto le tue ragazze della Lucchese. Quando partite? Allora, domenica? No, partiamo sabato alle ore 5, alle ore 17 qui a Saltocchio contro... Ecco, qui siamo, siamo allo stadio di Saltocchio. Ecco, contro l'Arezzo, che è una... sono tutte delle ottime squadre. Poi abbiamo la Fiorentina, abbiamo l'Empoli, perciò sono realtà calcistiche già da un po'. Noi è 2 anni qui che io sono arrivato 2 anni fa e sinceramente di essere arrivato a questo punto... Ecco, il girone iniziale erano di 14 sì, squadre, no? Siamo arrivati terzi a 1 punto dalla seconda e a 5 dalla prima, che era Livorno. Perciò ecco, già Livorno lì, è una delle altre... Sì, perciò già lì abbiamo fatto, secondo il mio punto di vista, un miracolo, diciamo. E ora, dopo abbiamo fatto il girone finale, dove abbiamo vinto tutte le partite, siamo arrivati prime, e ora siamo in questo, diciamo... girone definitivo, girone, diciamo girone quello di quelle che contano, diciamo, e speriamo di quello che verrà da ora in poi. Penso che è tutto una gioia come è stata finora. Ecco. Quindi pensi di giocarci alla pari con queste squadre? Ma oppure io ecco, credo nelle mie ragazze. Poi noi, rispetto alle altre squadre, noi incontriamo squadre dove hanno il 2008 due fuori quota e poi hanno quasi tutti sono 2009-2010. Io sto giocando con le 2010, con le 2011 e delle volte 3 o 4 del 2009. Quindi diciamo sotto siete più sì, giovani. Perciò sì, abbiamo, secondo il mio punto di vista, questa sarà una squadra quest'altro anno che dovrà lottare per diverse cose. Sono entusiasta di quello che fanno in allenamento, di quello che fanno in partita e sinceramente il merito è tutto loro che si stanno... Ecco, è un gruppo di ragazzine che come lo descrivi? Sono un gruppo di ragazze che... allora, io quando sono arrivato al femminile, che avevo già fatto 3 anni a Givivorgo in Serie D, ero un po' titubante, nel senso che so come alleno, so quello che voglio e ci vado un po' peso, diciamo. Sei uno un po' rigido, sì, ti conoscevo così. Ecco, a livello, diciamo, anche di preparazione, a livello, perché io penso che nel calcio se non si corre non si arriva a niente. Ero un po' titubante, invece mi stanno meravigliando di quello che stanno facendo all'allenamento. Cioè, non è che te non sei cambiato? No, sono cambiati, diciamo, i tempi dal maschile al femminile. Però loro fanno tutto quello che in che senso facevo. I tempi? Cioè se al maschile facevo fare certi esercizi in mezz'ora, allora glielo faccio fare un quarto d'ora. Però faccio tutto alla regola, diciamo, di quello che facevo nel maschile. Non è cambiato niente? No, assolutamente. E la reazione è stata? La reazione è stata fantastica, devo dire che... Forse meglio, no? Sì, perché, sì, ecco. No, ma io infatti gli ultimi allenamenti che ci sono andato, diciamo... Assai peso, hai alzato anche dell'asticella? Sì, ho cercato di andare oltre e ho visto che mi hanno risposto sempre al 100%. Sono meravigliato di questo, sinceramente sono contento, ecco, di questa cosa. Senti Mauro, appunto, quindi la realtà femminile è una realtà che chiaramente è in forte crescita. Vedo anche qui appunto tante ragazzine che si allenano, entusiasmo, cioè diciamo che ormai non ci sono differenze col calcio maschile, sì. Anche i numeri sono in crescita continua. Sta pigliando campo e devo dire la verità che insomma qui a Lucca, diciamo, noi abbiamo 4 squadre e devo essere sincero, tutte e 4 stanno andando alla grande. Perciò, ecco, facciamo una panoramica anche sulle altre squadre, approfitto di questo. Sì, abbiamo l'Under 19 di Stefano Gordeschi che... Sì, che ora ti sta vedo surrogando un pochino nel tuo allenamento, ecco, mano, sì. Visto che ti ho rubato, ecco. E che va benissimo, sono anche loro una buonissima squadra. Poi abbiamo l'Under 17 di Cristofani Stefano,
che anche questa sta facendo un ottimo campionato e un ottimo girone che tuttora è iniziato l'altro sabato, perciò faccio per dire. Poi c'è la tua under 15. Ecco, poi c'è la mia under 15 e poi abbiamo le under 12 di mister Longoni e Alessandro che stanno andando anche loro con Fevele, perché mi sembra che di partite ne perdono poche o nessuna. E tra l'altro loro giocano contro i maschi, perciò ecco, a maggior ragione stanno facendo ottime cose. E perciò ecco, dico, siamo un buon gruppo, siamo grazie a Elena Lucchesi e a Manuela Mangianetti, che sono le menti, sono il calcio femminile, ecco, io penso che rispecchino tutto il calcio femminile, hanno fatto un ottimo lavoro. Io Manuela la conoscevo già a tempi del Ghibiborgo, che fu lei a portarmi a Ghibiborgo, cioè sapevo con chi andavo a lavorare. Poi ho conosciuto Elena, che per l'amor di Dio come ho detto prima, è il calcio femminile, perciò l'ambiente c'è e credo che in futuro queste ragazze daranno grande soddisfazione a tutti. Perfetto Mauro, quindi insomma ormai ti sei lanciato nel calcio femminile? Sì, diciamo per ora si continua così, poi se in 40 anni che faccio diciamo questo lavoro... Non escludi di ritornare al maschile, no, oppure no, io... fino a che stai bene qua? Ecco. Mi piace il campo sportivo, mi piace... È sempre calcio, no? Sì. Basta fare calcio. Mi piace il rapporto con che sia giocatori, uomini o donne, avere un gruppo dove lavorare, dove insegnargli quello che posso insegnargli. Ecco. Perfetto Stefano, allora Mauro, scusami Stefano, l'avevo nella testa, dicevo, allora insomma in bocca al lupo per questa fase finale, insomma subito con l'Arezzo sarà partita dura. Sì, sono un'ottima squadra e poi hanno un buon settore giovanile, perciò noi sono sicuro che daremo del filo da torcere, però... Ecco, l'importante è essere arrivati a questo punto e crederci sempre. In bocca al lupo, a presto. In bocca al lupo, va bene, crepi il lupo.